Cari concittadini e care concittadine, da poco è terminata la prima seduta del Consiglio Comunale, eletto lo scorso 20 e 21 settembre, e dopo l'insediamento dell'Assemblea cittadina che voi avete eletto, assegnando i ruoli di governo e di opposizione, sento il dovere di rivolgermi direttamente a tutti voi, innanzitutto per dirvi grazie. Grazie per la fiducia che avete riposto nella mia persona, onorandomi del ruolo di sindaco. E della fiducia attribuita a tutti i candidati della lista Sant'Agata Città Nuova, da me guidata. Saprò e sapremo essere degni di questa fiducia e ripagarvi del suffragio molto ampio che ci avete concesso per fare di Sant'Agata dei Goti una città nuova. Nei metodi innanzitutto, come abbiamo dichiarato sempre in campagna elettorale, e nei comportamenti individuali e collettivi. Il nostro impegno in tal senso è e sarà totale. Oggi, da sindaco, ho giurato sulla Costituzione italiana e a questo giuramento terrò fede in ogni mia azione. Non dispongo di ricette perfette per la soluzione dei problemi, ma sono guidato dalla certezza che quando si lotta e si crede nella giustizia, nell'eguaglianza e nell'equità sociale, ogni obiettivo può essere raggiunto. Cari concittadini, avete voluto ringraziarvi tutti personalmente e pubblicamente, ma la situazione critica in cui ci troviamo con questa ondata di ritorno del Covid-19 non me lo ha consentito. Allora vi ringrazio via social e un grazie particolare lo rivolgo a tutti i sant'agatesi che si sono recati alle urne nonostante la pandemia. Hanno esercitato il loro diritto dovere di voto, dimostrando che questa è democrazia. Mi auguro che chi non ha potuto o voluto votare a settembre lo faccia in futuro, facendo crescere la nostra percentuale di votanti e soprattutto la nostra percentuale di democrazia. Detto ciò, devo comunicarvi che ho nominato la giunta comunale. Nelle persone di Giovannina Piccoli, vice sindaco, Valerio Viscusi, Domenico Iannotta, Angelino Iannotta e Giovanni Pollastro. Questa giunta, in stretto contatto e collaborazione con il Consiglio Comunale, adotterà decisioni che saranno sempre frutto di un lavoro comune, il lavoro di un gruppo unito e determinato a cambiare Sant'Agata per rinnovarla. Per farla diventare una città nuova, dove sarà più facile e ancora più bello vivere. Non secondario sarà il ruolo del personale comunale che ringrazio, che con il proprio lavoro e un'indiscussa professionalità ha sempre fornito un supporto fondamentale non solo al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale, ma principalmente all'intera cittadinanza. Cari concittadini, le porte del municipio saranno sempre aperte a tutti, senza pregiudizio alcuno. Credo che il confronto e il rapporto con tutti voi cittadini sia il più importante nutrimento per la democrazia ed anche elemento imprescindibile per un'amministrazione che vuole voltare pagina ed essere trasparente, non a parole, ma nei fatti. Insieme potremo risolvere meglio e più rapidamente i problemi di ogni giorno. E sono tanti, ma anche quelli che richiederanno tempo. In alcuni casi anni, mi riferisco alla situazione di dissesto finanziario, ma ce la faremo. Voglio concludere con un appello e chiedervi di tenere ancora alta l'attenzione sulla pandemia in corso. Non abbassiamo la guardia davanti al Covid-19 e continuiamo a rispettare le misure di sicurezza. Facciamolo per noi stessi e soprattutto per le persone più fragili, e che nella maggior parte dei casi sono le persone a noi più vicine, familiari, anziani, i nonni. Nel ringraziarvi per l'attenzione, mi scuso se forse ho abusato della vostra pazienza e vi abbraccio tutti, anche se in modo virtuale. Sant'Agata sarà una città nuova e la costruiremo assieme. Buona serata.